riprendiamo. Adesso abbiamo, come sapete, ci siamo inoltrati nel nuovo Tania, nella seconda parte del Tania, che, come vi ho detto, il Tania si è diviso in 5 libri. Dunque siamo al secondo libro e adesso avrei voluto fare anche la prima parte, però adesso facciamo solo quello di oggi. Massimo, recupereremo di ieri un'altra volta perché siamo già andate un po' avanti con l'orario. Allora, e però Ashgaha Pratit, perché come incominciamo oggi, che è la seconda parte del Shiurim Beseferat Tania, dunque di questo del Shara Ehud HaEmunah, e ci siete con me? Sì? Allora, oggi la prima parola praticamente quasi è Ahava. Ascolta Sara, tu cominci. Comincio da... Allora da tu cominci... No, scusami, tu cominci dalla premessa. Sì, tu sì, e dove dalla premessa. La premessa. Ma perché io invece ieri ho cominciato... Ciao bellissimo! Ciao tesoro! Amore! È nel mio sacchettino. È andata via. Un sacchetto nero, Mac c'è scritto. Ecco, Mac nero, e lì c'è lei. Sta cercando lo spazzolino. Baruch Hashem si è alzato solo adesso. Mamma mia, ok. Allora, Inyan Ahavazu. Allora, adesso parliamo dell'amore che noi dobbiamo risentire verso Kadosh Baruch Hu. E che è la... Ma non ho capito, diciamo, dove sei Sara, scusa. Vine Inyan Ahava Zo. A metà della prefazione. Perché, ah, sì. Beh, a metà, mica tanto. Sì, sì, perché oggi è Hey. Ho detto avrei voluto recuperare, ma poi non abbiamo abbastanza tempo, cioè io sono ospite, ma non tutti sono ospiti, a parte che no, aiuto. No, perché io ieri ho cominciato proprio dalla Aleph, e allora ho fatto... No, si comincia dalla prefazione, ecco, bene. Vedi, ecco. Che ti vuole sempre a fare insieme? Si impara sempre. Allora, carissime. Allora, vine Inyan Avazu, Ratzah Moshe Rabbeinu Alav HaShalom, Litta Bechol... Belev Kol Israel. Dunque bellissima la frase che incominciamo oggi, Erev Shavuot, la nuova settimana, che questo amore che è il, diciamo, risultato della Itbonenut, questa concentrazione in Akadosh Baruch Hu, nella sua grandezza, nel suo essere infinito, eccetera, Moshe Rabbeinu ha voluto piantarlo letteralmente nel cuore di ognuno, e lo vediamo nella parasha di Ekev, che sarebbe quella di settimana prossima, e Dvarim Vaitchanan Ekev Reis, non del Chumash Dvarim, scusate, aiuto, Dvarim Vaitchanan Ekev, ok? Dunque, nel prossimo Chumash, non dei numeri, ma del Deuteronomio, e nella parasha di Ekev cosa è scritto? Ve'atta Israel Begomer, dunque nel capitolo 10, Pasuk 12, 14, eccetera. Hen Lashem Elokecha Shamaim, e continua a Kadosh Baruch Hu. Cioè, questo Pasuk di cosa parla brevemente? Parla della grandezza di Hashem. E i Psukim dopo, infatti vi ho detto Psukim 10, 12, 14, 15, 16 e 24 della parasha di Ekev del capitolo 10. Cosa parlano? Riporta dei concetti che mostrano l'infinito amore che ha Kadosh Baruch Hu verso di noi, quanto attuale Baruch Hashem in questi giorni stiamo vivendo in prima persona sulla nostra pelle l'infinito amore che Hashem ha per noi, con queste ormai, perché siamo arrivati a migliaia di razzi mandati su di noi, e Baruch Hashem che avrebbero potuto fare decine di migliaia di morti, e che Baruch Hashem ci ha salvati. Ci sono stati, e come dico e ripeto, qualche persona che ha sì perso la vita, e da noi, nel nostro popolo ebraico, ogni neshama, ogni persona che perde la vita è un mondo intero, dunque mi raccomando, e ci mancherebbe, ma rispetto a quello che avrebbero voluto i nemici e potuto di fatto fare,
veramente siamo sotto la protezione totale di HaKadosh Baruch Hu, lo scudo di HaKadosh Baruch Hu, che è il suo amore verso di noi. Rak ba'avotecha chashak, infatti come è scritto, solo nei tuoi avi Hashem ha desiderato, dunque tra tutti gli abitanti della terra i nostri avi sono quelli che sono stati scelti, un maltem, e farete la milà al cuore, beshivim nefesh, e siamo scesi in Egitto in 70 e adesso siamo a milioni di ebrei, cioè partito da Yaakov, Rachel, Lea e le sue quattro mogli, e con 12 figli, da questi 12 figli, e che se poi sono diventati 70 una volta entrati in Egitto, oggi come oggi siamo Baruch Hashem, Ken Irbu e Bliainara e tutte le brachot su tutto Misrae, che siamo a milioni. Come infatti è scritto nel Passuk poi dopo, capitolo 11, Passuk 1, sempre di Parashat Kev, Ahavta, cioè dobbiamo arrivare, avrei voluto farvi vedere tutti i psuki, ma peccato che non abbiamo tempo. Comunque, Ve'afta, e dunque arrivare appunto, un po' come avevamo studiato, vi ricordate, l'amore che è come uno specchio, Kamai Mabanim e la Panim, Ken Lev Adam e la Adam, come il viso che si rispecchia nell'acqua, così il cuore di uno verso l'altro. Dunque, quando noi studiamo e vediamo nei psukim di Parashat Kevin e in altri tanti l'amore, l'espressione di amore infinito che Hashem ha verso di noi, non possiamo anche noi non amarlo e seguire la sua Torah e le sue vie. Ecco perché conclude le vacanze di Barav alla Vasua Sharano Fimetzavetrem Ayom la Sotta, che e questo già in Parashat Vaitchanan, che è la parasha prima di Parashat Ekev, che io ti ordino oggi di farla. E, ma quando si parla di amore è un sentimento, non è un atto. Cioè fare si attribuisce a un atto. Allora qui stiamo parlando di sentimento, di amore. Dunque in che senso parla, perché dunque usa questo termine di azione? Perché è l'amore che deriva dalla hitbonenut, dalla concentrazione, quando uno si concentra e approfondisce dunque tutto questo concetto di Hashem. Ecco perché rispetto a questo tipo di amore, che non è un amore innato, un coup de foudre, come si dice, un colpo di fulmine, ma un amore sul quale noi ci lavoriamo, perché studiamo la Torah, studiamo la Kabbalah, studiamo tutti i psukim dove Hashem esprime il suo amore, viviamo l'amore di Hashem. E allora in questo caso Ava Asuya Balev è un amore che è fatto, appunto c'è un'azione, è fatto nel cuore, Asuya Balev all'idea Binave Adat, tramite la conoscenza, dunque il Binave Adat, dunque questo approfondimento Bidvarim Amorim et Ava, a proposito di cose che risvegliano il nostro amore. Mi passa una ex Chag Sameach. No, io vi ho detto che ho vissuto 10 anni fa, dunque, e sono fuori, la gente mi passa e c'è chi non mi ha visto e mi riconosce. E voi, ecco, è venuta a farvi gli auguri. Chag Sameach. Amen. Ecco, ho detto la preparazione migliore per la festa, ecco, lo studio di Torah insieme. Allora, abbiamo detto che dunque nella Kriyat Shema, che diciamo tutti i giorni, cosa c'è scritto? Queste parole, queste cose devono essere sul tuo cuore. Perché tramite ciò potrai arrivare a amare Hashem. Come è riportato Bassifri al Passuk Ze, a proposito di questo Passuk. Vein alava zo ashenit. Dunque, parlando del secondo tipo di amore, allora qui invece si parla, è più appropriato usare i termini di mitzvah vezivui, le shon mitzvah vezivui.
come infatti è scritto, Asheranochi betzavetchem la assotta le ahava, come io vi comando di farla per amore. E, allora, come abbiamo detto, se, però dice, se, non, se manca il sentimento, com'è che possiamo, cosa, il comandamento, cioè come puoi comandare il cuore, in altre parole? Allora, siccome appunto è un amore che deriva dalla concentrazione, dall'approfondimento, allora sì, si può anche qui parlare di comandamento, perché devi comandare il tuo cuore di amare Hashem. Come fai a comandare il tuo cuore? Come si fa a comandare i sentimenti? Tramite la concentrazione. Ama il tuo prossimo, torniamo giù, prima di arrivare a Hashem, ama il tuo prossimo come te stai. Ah, oh, non lo conosco neanche, cioè perché devo amarlo? Ah, solo perché è ebreo, o ebrea, allora devo amarlo. Sì, e come ci arrivo? Tramite quando studio il Tanya, come abbiamo studiato, fino ad arrivare al capitolo 32 del cuore, e quando approfondisco, quando capisco che l'essenziale è l'anima, non è il corpo, dunque non le azioni di una persona o le parole, ma la sua essenza, cioè la sua anima, e a livello di anima siamo tutti uno, eccetera, 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 lì posso arrivare a comandare il mio cuore di amare qualsiasi persona. Così anche in un certo senso a Kadosh Baruch Hu. Quando io mi concentro nella sua grandezza, nel suo essere infinito, nella sua bontà e via dicendo, allora riesco a comandare il cuore di amare Hashem. L'assum li bove da tobit varim amerurim etava, dunque fare tutto per risvegliare l'amore. Aval be'ava rishona, dunque a livello, quando si parla invece del primo livello di amore, shishal evet haolam elea, è scritto che è una fiamma che sale da sola, cioè da se stessa. Lei si alimenta e va verso l'alto, si dirige verso l'alto. E non è dunque un amore che bisogna creare. In quel caso, lo shayach leshon sivui mitzvah klal, dunque lì non si addice usare il termine di comandamento, perché come abbiamo anche qui già studiato, sempre nel Tanya, che c'è un amore innato dal fatto che siamo ebrei, questo legame con HaKadosh Baruch Hu, un legame viscerale, profondo, innato, che non è solo un legame, ma è proprio di amore. Dunque c'è l'amore, quello innato, e su quello non si può usare il termine di tzivù. Ma l'amore di cui stiamo parlando oggi, che è quello che deriva dalla concentrazione e dall'approfondimento, quello sì è un qualcosa che Hashem ci comanda e dobbiamo fare, fare nel senso di azione. Velo od e la shei matan scharar shei tzadikim. Questa è la ricompensa dei tzadikim che hanno un assaggio del mondo futuro in questo mondo. Lit o meno la mababa o la mase. She alea neemar avodat matana eten ke unatchem. A proposito di questo tipo di amore, in Parashat Korach, che vedremo più avanti, è scritto Avodat Matana e Tenke Unachem, è un servizio, è un di Matana, dono, darò la vostra Keunah. In che senso? Vuol dire che il fatto che ci siamo dati, ok, da fare per risvegliare questo tipo di amore, che Hashem pretende e vuole da noi giustamente, allora Hashem come ricompensa ci dà un assaggio di quello che poi l'anima sente senza tutte le restrizioni del corpo una volta che si riunisce alla sua fonte che è Hashem. Questo per quanto riguarda il Tanya di oggi. Adesso cominciamo. Posso chiederti una cosa? Certo, sempre. Sara? Vai. No, perché io sinceramente tutto quello che tu hai letto io non l'ho mica trovato. Io? Cioè nella mia prefazione è diversa. Perché quando tu hai iniziato e poi non fa altro che ach ine yadua la yehudim tama dikra mei diktiv ki sheva ipol sadik vakam ubifrat she adam nikra mealach.
Velo Omed. Sì. Be, mi madregale madrega velo la bot me madrega hat leolam. Cioè, parla solo di madrega, 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 ma da te non l'ho mai sentito pronunciare. E poi no, 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 sto dicendo così. Qualcos'altro. Ci sono ma due se... ci sono due in genere, ci sono due come si date. Una data, ci sono due date che tu dovresti vedere quella scritta più chiaro. Perché anch'io ho due date, 5 di Sivan. Sì, perché c'è Shuta e Shana Meubere. Esatto, delle volte, esatto, bisogna vedere, io guardo quello più, più chiaro. No, ma io ho solo questo come prefazione. Come prefazione io ho solo questa e poi comincia subito il capitolo Aleph, quindi non... Di, vabbè, di, stesso, di no. Shari Yichud Ve'Emuna, sei a Shari Yichud Ve'Emuna? Quanto finisce il... Il Tania finisce il primo, la prima sì, parte del Tania. Qui c'è scritto Likute Amarim Chelek Sheni Anikra Beshem Inuch Katan. Esatto, questo è quello che abbiamo letto ieri, la prima parte. Oggi siamo partiti da Veini Inyan Avazura Zamo Sherabeno Lava Shalom Lita Belev Kol Israel. Ma io non quello ce l'ho. Che hai appena letto era all'inizio ed è quello che abbiamo letto ieri per chi ma non ce l'ho, non ce l'ho, non c'è, perché dopo comincia Sha'ar Aichud Ve'Emunah e comincia Ve'Yadata Ayom Ve'Shevotah El Levavecha. No, ma tu hai l'inizio, dopo a quattro occhi Neder te lo faccio, lo vedrai, stesso, no. Ok? A quattro occhi. Comunque ce l'hai, hai incominciato giusto, solo che è un po' più avanti, a metà. Metà di quello che tu hai incominciato. Chinuch Katan, dove c'è scritto Chinuch Katan, e poi vai a metà, Vehine, Inana, Vasura, Zamo, Sharabenu, Lita, eccetera. Che è quello che abbiamo letto oggi. Ok, adesso let's go ragazze. A nuovo, nuovo, fuma, nuovo, no, fuma, no, nuova parasha. Addirittura. Non so. Allora siamo domenica, vabbè. Dunque Yom Rishon, vigilia di Shavuot, dunque il 5 di Sivan, visto che Shavuot è il 6, e abbiamo una bella parasha adesso molto importante di Nassò, e oggi brevissima. Sentiamo, allora, chi, allora, siccome Chaya Mushka non legge, vado direttamente da Rachel, e poi abbiamo oggi anche Rossella che può leggere. Francesca, voglio vedere chi è, può leggere. Ok, Rossella, Francesca. Ok, di sicuro, poi se c'è qualcun altro fatevi sentire. Ok, allora, vai Rachel Chiara, 21, capitolo 4, 21, 22, 23, Parasha di Nassò. Hashem parlò a Mosè dicendo, fai il censimento dei aspetta, figli non di... non ti sentiamo bene, cioè io non ti sento bene, vai. Scusa, mi senti adesso? 571 Rossella. Grazie. Adesso riprovo. Mi senti? Mi senti, Sara? Sì, appena, ma ti sento, vai. Mi dispiace. Allora, Hashem parlò a Mosè dicendo: fai il censimento dei figli di Gershon, adatte il servizio nel Miskan, come lo hai fatto dei figli di Keat, anch'essi secondo il loro casato paterno, secondo le loro famiglie. Li devi allora, contare. Adonai Moshe Lemor, Nassò et Rosh Bnei Gershon, Gamhem, Levet Avotam, Le Mishpechotam. Nassò et Rosh Bnei Gershon, Rashi Gamhem, Kmoshe Tzivitich al Bnei Keat, Lirot Kama Yesh Yul Klal Avoda. Dunque, come hai fatto con i Keat, i discendenti di Keat, fallo nello stesso modo anche per quanto riguarda i discendenti di Gershon. 23. Li devi contare solo dai 30 anni in su, fino all'età di 50 anni, tutti quelli in grado di unirsi alla schiera che effettua il servizio nella tenda del convegno. Mi ben 30 shana vamala ad ben 50 shana tifkodotam kol haba litzvot tzava lavod avoda be'ohel moed. Dunque abbiamo detto qui dai 30 anni, come sappiamo. 24, vai Rossella caro. Questo è l'incarico delle famiglie dei Gershoniti. Ma sono solo io che non sento bene? Sì, io sento benissimo. Anch'io sento bene.
Ecco, adesso va bene, adesso è meglio, ok. Vai. Lo rileggo? Questo è l'incarico. Sì, perché non vi sentivo, adesso sento meglio, sì, vai. Questo è l'incarico delle famiglie dei Gershoniti. Prestate il servizio e trasportate, trasportare. 25. Trasporteranno i 10 tendaggi inferiori del Mishkan e i pannelli di pelo di capra sovrastanti, la tenda del convegno, la sua copertura di pelli di montone tinti di rosso e la copertura di tachash che è sopra di essa e la cortina dell'accesso della tenda del convegno posta a oriente. Fantastica, è già incluso Rashi, dunque lo leggo direttamente. Zot avadat mishpachot ha-gershoni lavod u-massa venasu et yiriot ha-mishkan ve-tol moed michseu u-michse ha-tachash asher alav milmala ve-t massach petacho el moed e Rashi et yiriot ha-mishkan eser ha-tartonot si riferisce a quelle 10 inferiori ve-t ol moed yiriot izim asuot le-ol moed michseu urot elim me-odamim massach petach vilona mizrachi. Ok, 26, fai ancora una, poi fai gli ultimi due psukim, Francesca. Pavese, abbiamo detto, usiamo i cognomi. I pannelli del cortile e la cortina per l'accesso alla porta del cortile che proteggono entrambi il Mishkan e l'altare su tutti i lati, le loro corde e tutti gli oggetti destinati al loro servizio. Inoltre tutto ciò che sarà loro affidato come compito e che i figli di Gershon dovranno svolgere. ואת קלעי חצר ואת מסך פתח שער החצר אשר על המשכן ועל המזבח סביב ואת מטריהם ואת כל כלי עבודתם ואת כל אשר יעשה להם ויעבד. אשר על המשכן, כלומר הקלעים והמסך של חצר השוחחים ומגינים על המשכן ועל מזבח הנחושת סביב ואת כל אשר יעשה להם כתרגומו ויד כל די יתמסר להון לבני גרשון. אוקיי, 27 ונטוטו פאי... Pavesi. Tutto il servizio dei figli dei Gershoniti riguardante tutto quello che dovranno trasportare e tutto ciò che dovranno svolgere sarà effettuato seguendo le disposizioni di Aronne e di Itamar, uno dei suoi figli. Ok, perfetto. Al pi Aron vanavti e collavodat בני הגרשוני לכל מסעם ולכל עבודתם ופקדתם עליהם במשמרת כל, את כל מסעם רשי על פי אהרון ובנה באיזו הבנים ממונים ממונה עליהם ביד איתמר בן אהרון הכהן. Cioè i figli di Aaron e Rashi entra nel precisa si riferisce a Itamar. Zot avodat mishpachot bnei hagershuni boel moed umishmartam biad Itamar ben Aaron hakohen. Chazak ubaruch ragazze. Passiamo al Tehillim. È finito? Sì, sì, oggi è corto. Ah, no, perché io ho una seconda chiamata anche al verso 38. Anche noi, che... anche noi. È nel verso 38, c'è scritto seconda chiamata per alcuni c'è scritto. No, no, è domani. Da 39, 38 l'ho letto, 28 l'ho letto. Sì. No, nel Kumash, quello di Moshe Levi, sì. Allora c'è scritto il verso 29 in piccolo, seconda chiamata per alcuni, poi al verso 34... Alla... No, no, non finire. Poi c'è al verso 34, seconda chiamata per altri, e poi la seconda chiamata, proprio quella in neretto, è al verso 38, questo nel Kumash di Moshe Levi, poi probabilmente non è così. Sì. Non so. 38, la Medchet, no, non so... Cosa intende? Forse chiamate all'Aliata Torah? Comunque non, la lettura è quella che vi ho letto io oggi. Oggi da 21 a 28 incluso, domani da 29, ecco per così sappiate, domani da 29 a 49. E dopo domani, 29 a 49, sì, giusto?
No, un attimo. Cioè, domani da 29 a 49? Domani da 29, ricontrollo. Sì, perché poi la terza chiamata 29. È... 29 esatto. A 49. Ah, ok. Sì. Lunedì saremo insieme. Infatti c'è scritto per alcuni, infatti c'è scritto per alcuni. Per alcuni si vede che... Finisce oggi, esatto. A meno che noi israeliane possiamo farlo comunque il fitas. No, ma era soltanto... No, sto riflettendo che in realtà io quando ero in Italia non ve lo potevo fare perché ero in Italia e io avevo 2 giorni chag. Ma adesso che sono israele, che anch'io ho solo un giorno, noi israeliane... Siamo comunque un bel gruppetto, comunque anche ci sono. No, ma le italiane non ci sono. La maggior parte sono italiane, ma no. Ma anche se c'è una israeliana che vuole fare come fitata, a me basta. Io non sto a cercare la quantità, io sto a cercare la qualità. No, lo so, però la qualità, cioè ogni persona intero. Ok. Scusate, domani non sarebbe perché. No, domani per nessuno, perché domani è festa per tutte. Però dopodomani, in realtà, noi israeliane, mi è piaciuta. E, vabbè, che poi il passaporto israeliano ce l'avrei e la carta d'identità pure. Dunque, noi che siamo in Israele, possiamo sì studiare. Dunque, le israeliane che vogliono, benvenute martedì. E poi ci ritroviamo mercoledì. Ok. Adesso invece prendiamo il Tehillim. Oggi siamo il 5, come abbiamo detto, giusto? Aspettate che entro nel sito così posso leggerli con voi un attimo. Entra, bravissima, sì, fantastica. Siete uniche nel vostro genere. Allora, sto solo vedendo qui dove me l'hanno messo la Yomi. Ecco la Fayamushka! Ah. Sei tornata fra noi? Guarda, eccola, basta, perché sennò sicuramente mi bruciava qualcosa, ma almeno i Teili riesco, dai Teili, vai, andiamo per ragazze. Voglio continuare, ma non posso leggerle. Ok, allora seguite, chi può seguire? Allora, capitolo 29 del Teilim Haftet. E allora da 29, così per regolarci, a 34 incluso, ok? Pronti, partenza, via! E lo diamo a Kadosh Baruch Hu con i meravigliosi Teilim di David Ammelech. E questo lo cantiamo però, se permettete. Mismor le David, avul Adonai ben Elim, avul Adonai kavod vaot. Avula donai becorremo, avula donai becacodes, cola donai aramai, arcavoi. So
Uve calloculo mercavot Adonai la momu Amen, bashalom, amen. Fantastiche ragazze. Mismor shir Hanukata bait le David arumimcha Adonai ki dilitani velo simachta oivai li Adonai Elohai shivati elecha vatirpaeni Adonai he'elita min sh'ol nafshi yechitani miardivor zamru l'Adonai chasidav vehodu lezecher kodsho ki rega beapo chaim birtzono ba'erev yalim bechi velabokerina ואני אמרתי בשלבי באמות לעולם, אדוני ברצונך העמדת להררי עוז, הסתרת פניך הייתי נבהל. אליך אדוני אקרא ואל אדוני אתחנן. מבצע בדמי ברידתי אל שחת, היותך אפרה יגיד עמיתך. שמע אדוני וכונני, אדוני יהיה עוזר לי. הפכת מספדי למחול לי, פיתחת שקי ותעזרני שמחה. למען יזמרך כבוד ולא ידום אדוני אלוהי לעולם עודק. 31 למדל, למנצח מזמור לדוד. בך אדוני חסיתי על אבושה לעולם. בצדקתך פלטני, התעלי אוזנך, מהרה אצילני, היה לי לצור מעוז, לבית מצודות להושיעני. כי סלעי ומצודתי אתה, ולמען שמך תנחני ותנהלני. תוציאני מרשת זו, תמנו לי, כי אתה מעוזי. בידך אפקיד רוחי, פדית אותי אדוני אל אמת. שנאתי השומרים הבלשיו, ואני אל אדוני בטחתי. אגילה ואשמחה בחסדך, אשר ראית את עוני, ידעת בצרות נפשי. ולא הסגרתני ביד אויב, העמדת במרחב רגלי. חונני אדוני כי צר לי, וששה בכעס עיני נפשי ובטני. כי חלו ביגון חיי, ושנותיי באנחה. כשל בעווני חוכי, ועצמי אששו. מכל צורריי הייתי חרפה, ולשכניי מאוד ופחד למיודעיי. רואיי בחוץ נדדו ממני, נשכחתי כמת מלב, הייתי ככלי עובד. כי שמעתי דיבת רבים, מגור מסביב, בהיווסדם יחד עליי לקחת נפשי זמם. כואנטו יתואה לפורטרופו, ואני, עליך בטחתי אדוני, אמרתי, אלוהי אתה, בידך איתותי, הצילני מיד אויבי ומרודפי, סלווה מדלמני דמייני מיצ'י אדא קולורו כמי רינקורו. האירה פניי על עבדך, אילומינל מיוויזו, אילומינל טוויזו סולטו סרבו, הושיעני בחסדך, סלווה מכל התו בונתה, אדוני, אל אבושה כקראתיך. Non mi vergognerò perché ti ho chiamato. Yevosh urisherim, che si vergognano i malvagi. Idmulish ol. Te alamna sifte shaker, hadovrot al tzadik attak begava vazguz. Le parole di menzogna, a proposito, come diceva appunto Rossella, e tutte le menzogne che ci sono adesso in tutto il mondo contro di noi. Marav tufcha asher tzafanta li re'echa, פעלת לחוסים בך נגד בני אדם. תסתירם בסתר פניך מרוכסי איש תצפנם בסוכה מריב לשונות. ברוך אדוני כי הפלי חסדו לי בעיר מצור. Nella città sotto assedio, infatti, corri ai rifugi a destra e manca. ואני אמרתי בחופזי נגרזתי מנגד עיניך. אכן. שמעת כל תחנוני בשבי אליך. די פאטו היה סקולטטו לבוצ'ה דלמי סופליקה. אהבו את אדוני כל חסידיו, אמונים נוצר אדוני ומשלם על יתר עושה גאווה. חזקו ויאמץ לבבכם כל המייחלים לאדוני. כי ידעתו חזק ואמץ, אקי קואטרו וולטה אל איניציו. Del Navi, vai Eliseva. No, vai. No, vai, vai. Lo dicano gli altri. Vai, l'hanno detto.
l'hanno detto, Yoshua, Yoshua, fantastiche, Chazak Veimatz, che tutti abbiamo bisogno in questo momento, chi in Israele, chi fuori, chi nel mondo. Lamed Bet, cuore, lev, ragazze, le David, 32, maschil ashrei nessui pesha che sui chata. Ashrei Adam lo yachshov Adonai lo avon ve'en beruchor remia. Ki heherashti balu atzamai beshagati kol hayom, ki yomam valayla tichbad ala yadecha, nehepach leshadi becharvone kait tzela. Chatati udiacha v'avonin lo chisit. Amarti ode ale psha'ai l'Adonai, ve'atta nasata avon chatati sela. Al zot itpalel kol chassid, elecha le'et metzorak leshetef maim rabim, elav lo yagim. Atta seter li mitzar tizreini, ranefalete soveveni sela. Askircha ve'orcha be'derech zut elech, yatza alecha eni. אל תהיו כסוס, כפרד, אין הבין בבטק ורסן, אדיו לבלום בל קרוב אליך. רבים מחובים לרשע, והבוטח באדוני חסד יסובבים. שמחו באדוני וגילו צדיקים, והרנינו כל איש רלב. ג'וי תהין השם, כג'ויס כאן וצדיקים, אתותי קולורו כאן אור קורא רטו. 33, למד ג' רננו צדיקים באדוני, לישרים נוות תהילה. הודו לאדוני בכינור, בנבר עשור זמרו לו. Questo è per Rachele, le musiciste tra noi. Parliamo del violino, degli strumenti musicali, cantare ad Hashem con strumenti musicali, con la bella voce di Elisheva in company. שירו לו שיר חדש, היטיבו נגן בתרועה, כי ישר דבר אדוני וכל מעשה הוא באמונה. אוהב צדקה ומשפט, חסד אדוני מלאה הארץ. בדבר אדוני שמיים נעשו, ורוח פיו כל צבאם. כונס קנה דמי הים, נותן באוצרות תהומות. יראו מאדוני כל הארץ, ממנו יגורו כל יושבי תבל. כי הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. אדוני הפיר עצת גויים, הני מחשבות עמים. עצת אדוני לעולם תעמוד, מחשבות ליבו לדור ודור. אשרי הגוי, אשר אדוני אלוהיו, באתול פופולו, כאשם אל סודיו. העם בחר לנחלו לו, פופולו, כאשם אשל תוקו מרידיתה פרלוי. משמיים הביט אדוני, דלצ'לו אשם צ'יגוארדה, אקוונטו צ'יגוארדה. ראה את כל בני אדם, אביסטו טוטי יסר יומני. ממכון שבטו ישגיח על כל יושבי הארץ, היוצר יחד ליבם, המבין אל כל מעשיהם, אין המלך נושע ברוב חיל, גיבור לא ינצל ברוב כוח. אירא נון ויאנה סלווטו דל לסוויסקיירה, לרואה נון ורא סלווטו דל הטנטה פורצה כאה. שקר הסוס לתשועה, וברוב חילו לא ימלט. הנה אין אדוני על יריאב, מה אלוקיו די השם, סוכולורו כלותמונו, למייחלים לחסדו, כדזידרנו אספרנו נלסו בונתה, להציל ממוות נפשם, דסלברי ללורוננימה דלמורטה, ולחיותם ברעב, אלפר לביברה, דסלברי דלפאמה. נפשינו חיכתה לאדוני, הנוסטרה אנימה, aspetta e desidera Hashem, Ezreinu umaginenu, è lui il nostro aiuto, il nostro scudo, a proposito di scudo. Chi voi smachlibenu, in lui il nostro cuore gioirà, perché nel suo nome sacro abbiamo avuto fiducia. Chi beshem kocho batachnu. Yehi chasdecha Adonai aleinu, che la tua bontà sia su di noi, ka asher ichanulah, come noi abbiamo messo la nostra fede e fiducia in te, che abbiamo desiderato, sperato in te. 34, ultimo di oggi, prima del Rebbe della Rabbanit, le David. Beshanotoi ta'amo lifnei avimelech, vayegarsheu vayelach. Avarcha et Adonai bechol et, tamid ti dielato befi. Benedirò Hashem in ogni istante, sempre la sua preghiera sarà sulla mia labbra. באדוני תתהלל נפשי, ישמעו ענבים וישמחו, גדלו לאדוני איתי ונרוממה שמו יחדיו.
darashet Adonai ve'anani, umikol megurotai hitzilani, hibitu elav ve'naharu, ufnehem al yechparu. Ve'ani karav Adonai shamea, umikol tzarotav hoshio. Chone malach Adonai saviv lireav vaychaltzem. Ta'amu ur'u, assaggiate e vedete che quanto è buono Hashem. Beato l'uomo che si rifugia in Hashem. Tamur u kitov Adonai, ashrei hagever yechesebo. Ir'u et Adonai kdoshav, ki en machsor lireav. Kfirim rashu v'ra'evu, v'dorshe Adonai lo yachseru chol tov. Coloro che chiamano Hashem non mancheranno di nessun bene. Le chuvanim, shim'uli, andate figli miei, ascoltatemi. Ir'at Adonai alammetchem, il timore di Dio vi insegnerò. Mi aishe chafetz chaim, chi è l'uomo che desidera la vita? Ohev yamim, che ama i giorni, lir'ot tor, per vedere il bene. Netzor leshon chamera. Il lashonara a proposito. Trattieniti dal parlare male. Usfatecha midaber mirma. Surmera, allontanati dal male. Va a se tov e fai del bene. Richiedi la pace e rincorrila. Bakesh shalom verotfeu. Ene Adonai el tzadikim ve oznav el shavatam. Pne Adonai beosera leachrit me'eretz zichram. Tzaakuv Adonai shamea umikol tzarotam hitzida. Karov Adonai lenishbere lev ve dake ruach yoshia. Rabot raot tzadik umikulam yatzireinu Adonai. Shomer kol atzmotav, achat mehen alo nishpar. Temotet rasha ra'a, veson et tzadik yesham. Pode Adonai nefesh avadav, velo yeshmu kol achosim. Evviva David Amelech, che ci ha scritto queste meravigliose lode a Kadosh Baruch Hu, preghieri, lode. 120 e 121. Schuta Ravi Melech Mashiach, Yagen Alai, Val Kolo Avai, Val Kol Mishem Yisrael Mishrael Yichune, Vachol Am Yisrael Amen. Shir HaMaalot El Adonai Batzarata Li Karati, Vaya'anen. Nella disgrazia ti ho chiamato e mi hai risposto. Adonai Hatzina Nafshi Misfat Sheker, salva la mia anima dalla menzogna. Mi lashon remia, cosa stavamo dicendo ancora? Mai ten lecha, mai yosif lach lashon remia. Chitze gibor shnunim im gachalere tamim. Oyali kigarti meshech, shachantim ahole kedar. Rabbat shachnana nafshim sone shalom. Basta, non ne posso più di risiedere con coloro che odiano la pace. Ragazzi, ani shalom, io sono la pace. Vechi adaber, Hema la milchama, e loro sono la guerra. Ragazze, più attuale di così non si può. 121. Shir la maalot, scuta rabbanita, zikkanita, genalai, valkola, avai, valkola, misrael, amen. Shir la maalot, esainai, elearim, meaini avo izrim, izrim eim Adonai. O se shamai vaarez, da dove arriverà il mio aiuto? Il mio aiuto è da Hashem, colui che ha creato il cielo e la terra. Al itten la motra glecha, al yannum shomrecha. In Eloyanum, veloishan, veloishan, shomer Israel. In Eloyanum, veloishan, veloishan, shomer, shomer Israel. Tutte insieme. In Eloyanum, veloishan, veloishan, shomer Israel. In Eloyanum, veloishan, shomer, shomer Israel. Di nuovo. In Eloyanum, veloishan, veloishan, shomer Israel. Eloyanum, veloishan, veloishan, shomer, shomer Israel. A proposito, l'ho detto tre volte, cantato tre volte, perché è Chazakah, che colui che protegge Israele non dorma e non sonnecchi. Adonai shomrecha, Adonai tzilcha li ad yeminecha, yomam ha-shemesh lo yakeka, ve'yareach balayla, Adonai ishmorcha mikorra, ishpor en nashecha, Adonai ishmor tzedcha uvaecha me'atta ve'ad olam. Ho appena letto che il sole non ti colpisca e sentivo un po' caldo sulla testa.
perché mi sono messa all'ombra quando ho cominciato la lezione, ma il sole poi mi è arrivato dietro. Ok, allora concludiamo con la Yom Yom. Allora, oggi è vigilia della festa di Shavuot. Mi raccomando, ragazze, mezz'oretta oggi pomeriggio, un assaggio sulla festa di Shavuot, inevitabile. Allora, oggi dice la Yom Yom, che è la vigilia di Chag HaShavuot, e oggi per noi, ma riporta di anni fa con Rabbeinu HaZaken. Allora, Erev Chag HaShavuot Kof Kun Zayin Amar Rabbeinu HaZaken Torah, dunque Rabbeinu HaZaken ha detto Torah, cioè ha dato una spiegazione a proposito del Pasuk V'kidashtem Hayom U'Machar, vi santificherete oggi e domani, cioè in preparazione al dono della Torah. V'kidashtem Hayom U'Machar Zemil Mala. Scusate, interrompo un secondo, perché mi sono ricordata di una meravigliosa frase di una donna. Vi ho detto che ieri ho dato una lezione in un tempio qui a Farhabad. E una donna, uscendo, mi ha detto, ah, dove sei, cosa fai? Allora, spiegavo che sono in Italia, che do queste lezioni, che adesso sono su Zoom, a un gruppo di italiane dove studiamo qui tutti i giorni e che io spiego in italiano. Allora mi ha detto una cosa bellissima, che Akadosh Baruch Hu, che ha creato tutto il mondo e tutte le lingue, anche quando noi spieghiamo la Torah, il Tanya, la Yom Yom, il Humash, eccetera, il Teilim, oggi vi ho fatto qualche assaggio, qualche traduzione così su una gamba, e noi eleviamo la lingua italiana, il popolo italiano e tutta l'Italia con noi. Dunque anche il fatto che usiamo una lingua che non è la Shona Kodesh, ma che è l'italiano, ma che è stata creata da Hashem, dunque ha uno suo scopo, e lo scopo è di essere elevata da noi ebrei, questa stessa lingua italiana, usata anche a volte dai nostri nemici per parlare male di noi, invece noi la usiamo per spiegare Torah, per tradurre la Shona Kodesh e per innalzarci spiritualmente. Bellissimo, questo punto mi è molto piaciuto. Continuo. Allora, vi piace Mayom Achar Zeh Milmala. Dunque, vi santificherete oggi e domani è qualcosa che viene dall'alto, da Hashem, aval vechipsus ibnotam, e laveranno i loro vestiti. Sapete che in procinto del dono della Torah devono prepararsi spiritualmente e materialmente. Zezarech lasot leva. Dunque anche oggi dobbiamo prepararci spiritualmente e materialmente. Dunque partiamo con la lezione di Chittat, poi andiamo a cucinare, a lavare, a spazzare, Sara, materialmente, Sara, fisicamente. Guarda chi ti faccio, chi ti vuole salutare. Aspetta, vai. Aspetta. Dai, dai! Anna Yardena! Yardena! Che meraviglia! Ciao, ci stai benissimo. Ma ci ha viste stasera? Dai, fantastico. Fantastico. Io con lei vado. Grazie, andiamo. Ruth, grazie. Guardate, sono nell'autobus, stanno viaggiando per Merone. Oggi pomeriggio, nella lezione, ci mettiamo d'accordo poi tête à tête, Ruth, l'orario, così facciamo la lezione sul Zion di Rabbi Shimon Bar Yochai, cioè il top del top, ragazze. Ecco. Bezrat Hashem, faremo la lezione su alla tomba di sulla tomba di Rabbi Shimon Bar Yochai, colui che ha scritto il Zohar, il padre di tutta la Hassidut e la Kabbalah che studiamo ogni giorno. Allora, dunque abbiamo detto che il santificarsi oggi e domani è qualcosa dall'alto, di spirituale, invece lavarsi i propri vestiti dobbiamo farlo noi. Zuaita con la Torah, dunque questo è quello che spiega Tzemachzeit Berb Kidashtem Nemar Le Moshe, dunque quando vi santificherete era rivolto a Moshe Rabbeinu, e infatti veit pashtuta de Moshe bechol dar avetara, che Moshe Rabbeinu si trova in ogni generazione e in ogni anima, mitzot di Moshe Rabbeinu, una scintilla dell'anima di Moshe Rabbeinu si trova in tutte noi, e anche ogni capo del popolo, come è stato poi dopo Moshe c'è stato Yoshua, l'ultimo il Rebbe di Lubavitch, dunque ogni capo di Am Israel è il Moshe della generazione e ha un Moshe, una parte di Moshe in sé. E dunque, questa, grazie. Allora abbiamo detto che il primo ordine di santificarci in procinto di ricevere la Torah è stato dato a Moshe. Ma visto che in ogni generazione c'è un Moshe e in ognuno di noi c'è una scintilla di Moshe, anche noi oggi dobbiamo
è rivolto dunque a tutti noi, senza eccezioni. Hayom le kadesh et hayom betamachar, santificare il giorno, oggi e il domani. Santificatevi oggi e domani, scritto 3333 anni fa. E anche oggi abbiamo quattro volte il numero 3 Hasaka, dunque abbiamo il 4, il 3, ma poi vi entreremo dopo in questo, bellissimo. Dunque, dobbiamo santificare l'oggi e il domani, achnachutz lecha, però per arrivare a poter santificare l'oggi e il domani, bisogna prima, perché su Simlotam, lavare i nostri vestiti, i nostri rivestimenti, che sono i rivestimenti dell'anima, ossia il pensiero, la parola e l'azione. E questo lo dobbiamo fare noi, ripulire e rilavare i nostri ieri, la nostra parola e la nostra azione. Ieri ho letto, ogni settimana arriva la brochure dei Chabad, sì, con tanti articoli, in francese. Sì, c'è, cioè, francese, allora, inglese e ebraico, sì. Vabbè, è qui la, i Chabad sono francesi a Hadera. No, allora quello... spiegava come il Rebbe diceva che Shavuot è il numero della festa di Shavuot, è il numero 3. Esatto, e questa, bravissima, perché di Shavuot abbiamo ricevuto la Torah, che è suddivisa in tre, Torah, Nevi'im e Ketuvim, data al popolo, esatto, che è suddivisa in tre, Kohanim, Levi'im e Israel. Nel terzo mese dell'anno, Nisan, Iyar, Sivan. Esatto. E poi Moshe il terzo genito. Moshe che è il terzo genito, grazie, Elisheva. Dunque abbiamo elencato 4-3. E poi veniva qui, c'erano solo questi 4 punti. Questi 4-3, e quest'anno abbiamo i 4-3, perché siamo l'anno di Mashiach, dove abbiamo questi 4-3 come 3.333 anni fa, e infatti siamo 3.333 anni dopo il primo Matan Torah. E quest'anno basta, mi sembra chiaro per tutti, che non solo ci accingiamo a ricevere la Torah, ma a ricevere Mashiach. Pekarov Mamash. Amen. Amen. Buonasera, ragazze. Ciao. Preparate a tutte. Tutte belle, tanti, truccate, vestite, profumate. Ciao. Lavate, ciao, perché anche materialmente dobbiamo essere pulite, lavate, profumate, truccate, i migliori vestiti, più bel vestito che avete, o a fiori per ricordare la Sinai, o bianco, e si può mettere il bianco che ricorda il Divrei Chalav, la purezza, e i latticini, no, che sono legati alla festa di Shavuot, i fiori che ci ricordano la Sinai. Io la gonna con i fiori ce l'ho già, il vestito bianco deve arrivare, perché invece del vestito mi è arrivato la gonna l'altro giorno da mio figlio. Voilà, intanto vi abbraccio fortissime, non vedo l'ora di rivedervi stasera. Un bacio.